Allora, intanto comunque per organizzare il lavoro siamo arrivati all'osservazione 56 da discutere. Si può cominciare. Prego, assessore. Scusa, volevo chiedere una cosa, ma, perché mi ero assentato un attimo, no? Ma si sta andando avanti con la cartografia? Ma avevamo programmato, io mi ero notato che era stato programmato di vedere le schede norma, abbiamo cambiato. C'era Ticinquini. Ma non c'è il Cinquini. Appunto. Ecco, va bene, no, no, era per capire, stiamo andando avanti con la cartografia, quindi va bene? Sì. Sì, Simone c'è. Ok, scusate. Avevamo programmato di vedere le osservazioni con il Cinquini. Se il Cinquini entra, possiamo. Le osservazioni, scusate, le scale norma. Se il Cinquini entra, ovviamente possiamo farlo, però se ho capito bene, probabilmente non c'è, Presidente. Io mi ricordo che lui e la Michela avevano problemi d'orario e difficilmente l'avrebbero quantificati. Poi c'è l'anticipo della commissione alle 2:30, per cui anche quello che generava un po' di problemi. Io direi di procedere intanto e poi se c'è qualcosa, se no, insomma, si recupera in un'altra occasione. Voglio dire, non è un problema. Sì. Allora, è l'osservazione 56, siamo? Sì. Chiedo scusa, mi si sta aprendo il file. Scusate, ma ho un problema di apertura del file. Oggi è una giornataccia per l'informatica. So perché. Sì. Scusate, ci sono. Allora, osservazione numero 56. Allora, si tratta di un'osservazione relativa ad un'abitazione unifamiliare e osservano che la linea di demarcazione del territorio urbanizzato è a ridosso dell'abitazione, di fatto, diciamo, tagliando l'abitazione dalla sua resede. E quindi chiedono che la resede sia, diciamo, integrata nell'ambito della classificazione che è stata data all'abitazione. L'istruttore di accoglimento, per cui possiamo andare a vedere direttamente la planimetria. Vedete, c'è quella piccola differenza che ci segnala l'Antonella. Se puoi tornare su, Antonella, così facciamo rivedere la differenza. Vedete? Scendiamo. Vedete, è l'angolo che è stato leggermente smussato, prendendo atto, insomma, che c'era la resede dell'abitazione. Poi, osservazione 57. Qui si dice che c'è un errore di classificazione, poiché si tratta di un immobile che ha una destinazione a magazzino, mentre qui si sarebbe indicato come produttivo. Si fa riferimento anche al titolo edilizio, che dimostra che quello ha una destinazione diversa da quella che gli abbiamo dato. E qui c'è un osservatore, anche qui c'è un istruttore di accoglimento e quindi possiamo Ma è di andare a vedere. classificazione questa, non cartografica. Che si traduce però in una diversa simbologia grafica. Torniamo su Antonella, facciamo vedere l'adottato. Perimetralmente non si cambia niente, abbiamo semplicemente eliminato sulla leggenda e sulle carte il B e l'A. Torna sotto Antonella.
Cioè, sostanzialmente quelle lettere, Riccardo, indicavano l'esistenza di un'attività produttiva. Il cittadino ci segnala che non è un'attività produttiva, ma è un magazzino e l'ufficio ne prende atto e corregge l'errore, insomma. Nulla cambiando dal punto di vista, vedete, della planimetria grafica nel senso della ripartizione territoriale. Poi, osservazione 61. Qui ci viene fatto presente che la consistenza del fabbricato, per come rappresentata nella cartografia, è errata. Noi diciamo la solita cosa che diciamo sempre come comune, cioè la base cartografica del PO è quella certificata dalla Regione Toscana, è irrilevante che l'edificio sia rappresentato eventualmente male, nel senso che quello che conta è che l'edificio sia legittimo e dopodiché gli si applica la disciplina di piano al di là di un'errata rappresentazione grafica. Quindi la solita, diciamo, questione che abbiamo trovato più e più volte. Poi, osservazione 62. Allora, qui non dovete discutere la classificazione, perché l'avevamo già vista, ma solamente il cambio di zona. Quindi il punto 1. L'immobile è stato inserito in zona E1, aree forestali ecosistemiche, come da foto allegata, ma qui sembra più appropriato classificarlo nelle aree E4, cioè aree agricole di collina e montagna. Quindi da E1 a E4. Vi ricordo che E1 ed E4 sono, diciamo, partizioni diverse del territorio rurale. Quindi, se capisco bene da quello che ha detto l'Antonella, su questo punto l'abbiamo accolta integralmente. Sì. Andiamo a vedere la planimetria. Questo è lo stato Questo qui è approvato, il proposto. 4, vedi? E Sì. questo è l'E1. Ok, quindi qui, commissari, siccome è la prima volta che ci capita, è semplicemente una questione di corretta identificazione della zona rurale, no? Le zone rurali, come ricorderete, in base alle norme, sono distinte in vari tipi. L'osservante ci fa presente che le caratteristiche della zona rispondono alle 4 e non alle 1, e l'ufficio ha verificato che è così e ne ha preso atto. Poi, osservazione numero. Simone, scusa, posso fare un'osservazione su questo? Sì. Allora, qualora anche in futuro, cioè in futuro intendo dire nell'operatività del piano, no? Ci fossero delle situazioni di questo tipo, come, cioè, si può pensare a una roba, insomma, diciamo, un adeguamento che prescinda dalla variante? Secondo Se me no, la l'errore risposta è. è palese, sì, lo abbiamo anche scritto col procedimento di correzione degli errori. Se l'errore non è palese e implica una discrezionalità valutativa, va fatta una variante. Il tema è sempre quello, no? Stabilire a livello istruttorio se è un errore inequivocabile o se è un aspetto valutativo. Nel primo caso si usa, secondo me, ecco, per come abbiamo anche scritto nel PO, l'abbiamo scritto, no? Che gli errori si possono correggere con quel procedimento, però è chiaro che presuppone un'istruttoria che dica che c'è un errore chiaro ed evidente, altrimenti bisogna fare una variante. Poi nel frattempo è arrivato Fabrizio e Manuela ha sentito per intero, diciamo, quello che dicevamo, quindi sentiamo anche loro cosa ne pensano. Jacopo domandava se c'è un errore di classificazione nel territorio rurale, no? Per esempio, qui siamo passati da E1 a E4, no? Serve per forza una variante. Forse se è un errore inequivocabile, come abbiamo già detto in altri casi, si potrà usare il procedimento di rettifica degli errori. Diversamente ci vorrà una variante. Non so come la vedete, Manuel e Fabrizio. Io condivido in pieno. Sarei un po' più cauto, ecco, direi che
sulla classificazione degli edifici abbiamo appunto introdotto una norma, quindi su quello sarei mi sentirei sereno che è una correzione del materiale perché l'abbiamo messo nella disciplina proprio. Il cambio di zona in realtà non è un aggiornamento del quadro conoscitivo perché ha incidenza anche sulla disciplina, quindi secondo me serve una variante. È quello il problema, infatti. Mi ponevo anche io quella questione. Valutiamo l'opportunità allora di fare una norma, se c'è lo spazio per farla, di carattere più generale, perché in questo caso, Fabrizio, non è un errore di classificazione in senso stretto, ma in senso lato sì, perché si parla di un edificio, si parla di un edificio, no? L'abbiamo passato dai 1 ai 4, quindi. No, 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 non è l'edificio, è la è zona. un'area. E un conto è l'edificio che può essere classificato 1 e 2, e un È questo conto è. che dico, esattamente Manolo, è questo che sto dicendo. Un conto è la classificazione di edificio, ma ferma restando la zona. E un conto è il cambio di zona, perché la zona ha un effetto di natura conformativa. La classificazione dell'edificio no, perché rimane nella stessa zona. Sì, io faccio riferimento al fatto che soltanto gli edifici storici sono identificati con una loro classificazione. Gli altri edifici hanno la classificazione della zona, no? Passatemi l'espressione, cioè gli si applica la disciplina della zona. Quindi, per tutti gli edifici che fanno parte del patrimonio recente, non esiste una classificazione dell'edificio, no? Esiste una classificazione della zona. Quindi la Sì, però domanda è. No, Simone, la ma domanda te. è, ma se c'è un errore palese di classificazione della zona, perché non si può usare lo stesso procedimento? Cioè, se c'è un errore, c'è un errore, non è che. Sì, Però. ma è un errore sul quadro progettuale, non è? Cioè, è come dire che se posso passare da B1 a D1 come errore materiale. No, perché B1 sono le zone residenziali di tipo B1 e le D1 sono le zone produttive di tipo D1. Sono zone, capito? Sono due cose un po' diverse. No, no, ho capito qual è il problema. Ho capito qual è il problema. Teniamo presente, Ah, Jacopo scusa. faceva l'esempio di una classificazione interna al territorio agricolo, perché 1 e 4 sono tutti è tutto territorio agricolo. Sì, Comunque, però abbiamo capito. se tenete conto che noi banalmente poi vedremo le osservazioni in cui forse state già vedendo ora, appunto, che ci chiedono di variare da zona a zona, no? Se fosse come dite voi, non servirebbe l'osservazione. Per cambiare da zona a zona. Il fatto che serva un'osservazione per cambiare da zona a zona di per sé implicitamente vuol dire che serve una variante, Diciamo che il infatti la domanda. ragionamento, no, diciamo che il ragionamento che faccio io è agganciato a un errore del quadro conoscitivo, no? Se c'è un errore del quadro conoscitivo che ti ha portato, però comunque, per amor di Dio, non Ma capisco voglio perfettamente. dire una cosa, allora qui la modifica della zona viene fatta o no? Sì, in questo caso viene fatta perché il comune ha rilevato che la classificazione più corretta è 4 e non è 1. Però ora siamo in un procedimento di formazione del piano, quindi Riccardo qui si può fare tranquillamente. La domanda di Jacopo era: chiuso questo procedimento, vengono fuori altri errori, che si fa? Io ero più ottimista, come vedi sono stato smentito, nel senso che ad avviso di Fabrizio in particolare, nel momento in cui cambi zona devi fare una variante, insomma. E la variante ovviamente ha dei tempi più lunghi di un procedimento di correzione degli errori che invece passa da un solo voto del Consiglio Comunale. La differenza è quella: se correggi un errore, vai in Consiglio Comunale una sola volta. Se fai una variante, fai il procedimento della variante. Sì, per quello ordinario, diciamo. Sì. Posso Ora. chiedere una cosa sull'osservazione? Sì. Perché allora, nello stato adottato da E1 e l'edificio era 1. E nello stato modificato, visto hanno messo l'ufficio ha messo il 4 e chiaramente si è discusso finora, e l'edificio è diventato un 2, però. Allora, aspettate un attimo, Michela, ora ti spiego. Quando hanno fatto le modifiche cartografiche che mi hanno inviato, ci sono già riportati. Allora, questo edificio qui era anche tra quelli dove voi avevate due de decisioni molto contrastanti. E noi come ufficio avevamo messo il 2, per cui risultano già modificate queste È cartografie. già una doppia osservazione, è il Ok. risultato dell'accoglimento di una doppia osservazione, per capirci. Una è Ah, sulla classificazione ecco. dell'edificio Ok. e
Quindi l'edificio l'avevamo visto in Sì, classificazione. anche ora non mi ricordo, Michela, se era tra quelli che dovevamo ancora vedere sospesi, capito? Quello poi dopo si Me lo riguardano. puoi andare a vedere con Google Map questo edificio, se ci arrivi, se Ma ti puoi scusate un andare. attimo, cioè se c'è sempre da vedere perché è già stato modificato? No, le schedature No, sono già domanda, state una viste. domanda la No, mia. Riccardo, le schedature sono già state viste. No, allora non ho capito bene, cioè se questo qui era ancora da vedere, appunto, non ho capito questa cosa, si è già visto. Si è visto, però in effetti la commissione non ha ancora votato niente, cioè, boh, non lo so, No, è fatemelo una rivedere. domanda la mia. Scusate, se era di quelli da andare a rivedere, era da rivedere, no? Scusate, scusate, posso? Se capisco bene quello che dice l'Antonella, l'Antonella dice, giustamente aggiungo io, che quando la commissione ha dato valutazioni, diciamo, non conflittuali, no? Unanimi su un certo tipo di valutazione, loro si stanno avvantaggiando con il lavoro e stanno sistemando le carte. Ora, poi altra cosa è se è una di quelle sospese. O se è una di quelle dove c'è stata discussione, che allora avete ragione voi, se è sospesa, è No, sospesa. io lo volevo capire, non lo so, ho chiesto se è di quelle sospese. Chiaramente, se è di quelle sospese, il numero sarà quello che gli daremo quando votiamo. Se è di quelle dove eravamo tutti d'accordo che non c'erano questioni, giustamente l'ufficio lavora, no? Non è che sta fermo, insomma. Va bene, visto che però si ripropone in questa osservazione qui, fatemela rivedere. Per l'amor di Dio, ci mancherebbe. Però verifichiamo se abbiamo già fatto o no la discussione. Se l'abbiamo già fatta, già Sì. fatta. Allora, a noi risulta, ora magari mi confronto un attimo con Fabrizio, perché a noi questa osservazione, per quello che riguarda la schedatura dell'edificio, mi risulterebbe con opinioni diverse in commissioni. E allora ha ragione Quindi Riccardo. ha ragione, secondo me, chi è l'Antonella che ha detto che era da rivedere con la commissione. Quindi Vabbè, io ma non se la non è un ora. problema, quelle che la commissione ci di dice di rivedere e noi accogliamo, rimodifichiamo nuovamente gli elaborati. Cioè, Ma perché io. Fabrizio, probabilmente questa allora, siccome era parzialmente accolta, avevamo accolto probabilmente l'osservazione. Ora va rivista. Se c'ho delle Ragazzi, però note. funziona così, eh? Cioè, ora, se è da rivedere, si lascia com'era e si rivede, eventualmente si modifica. Non è che si modifica e poi si torna indietro, si rimette com'era inizialmente, ha ragione la Michela, e poi si modifica successivamente. Se era da rivedere, dico. Se si era già discusso e tutto, no, va bene. Sì, allora, la procedura corretta è quella che ha detto Riccardo, dopodiché se è comunque da ridiscutere, non è un problema, Riccardo, nel senso che. Vediamo, io non mi ricordo assolutamente Ma nulla. Io non mi ricordo assolutamente niente, quindi vediamola. Quindi. nemmeno io me lo ricordo. Ho detto, neanche io me lo ricordo. Quindi. Forse se si va a vedere l'immobile ci viene in mente, se no è difficile ricollegare le Scusate, osservazioni. però ora. No. Scusate, ora si sta discutendo la parte della zona, no? Su quella mi pare non, di capire che non ci sono questioni. La classificazione dell'edificio è corretto quello che dicevano Michele e Riccardo, cioè se è una di quelle dove c'è l'unanimità della commissione, fa bene l'ufficio ad essersi avvantaggiato col lavoro perché non si vede la ragione per la quale non lo dovrebbe fare. Se invece è una di quelle o sospese o dove c'è discussione, nel senso articolazione di opinioni, è corretto aspettare che quel processo si concluda. Ora, se Fabrizio per sbaglio si è anticipato troppo, diciamo così, ne prendiamo atto e ci si sta attenti, nel senso che è corretto aspettare l'esito del processo valutativo della commissione. Insomma, non. Tra l'altro, se è di quelle dove c'è un'opinione articolata, Michela, sono di quelle che quando le andiamo a votare, no? Vanno, diciamo, bisogna fermarsi perché c'è un'opinione articolata. Quindi verifichiamolo. Alla Manola gli risulta così, eh? Manola, giusto? Sì. Vabbè, quindi scusate, L'abbiamo discusso un segniamocelo, no? po' questa classificazione, quindi direi casomai o la guardiamo solamente per il cambio di zona e poi ci ritorniamo per la Scusate, la classificazione. stiamo guardando solo per il cambio di zona, no? Ora, No, no. quindi.
diamo un'indicazione all'ufficio che è questa, di verificare esattamente, no, come stanno le cose. Se è una di quelle dove c'è un'articolazione di opinioni, segnatevela anche voi ora, anche in questo registro, nel momento in cui si va a votare, ci si soffermerà perché c'è un'articolazione di opinioni, no? E quindi ci si porrà maggiore attenzione in sede di voto. Se è sospesa, invece, come diceva Riccardo, bisogna addirittura lì ridiscuterne nei termini che si sono detti, insomma, no? Cioè di un approfondimento. Quindi Ma si sa a che ha osservazione ragione Riccardo a corrisponde dire, delle. no, di non modificare la cartografia finché non c'è un processo chiaro della commissione. Questo, ma può anche darsi sia un errore, Riccardo, no? Ho capito che nel lavoro, cioè, non è Sì, che. ma non ci mancherebbe altro. Ma si può Niente. sapere a quale corrisponde di quelle della classificazione? Osservazione, Michela, Come? possiamo vedere l'osservazione presentata. Dicevo, ma non ce lo possiamo segnare, tanto ora stiamo guardando solo la Sono parte. già segnata, rispondevo alla richiesta che faceva. Sì, Volevo sapere per segnarmi la Michela dice che il numero di osservazione è, ma nell'osservazione si chiedevano due cose, capito? La 62 è Nell'osservazione. questa, ma quella che c'è da rivedere, che è quella della classificazione, che osservazione È la è? solita, è lo 72. stesso numero. È lo Ah, stesso. il numero è lo stesso. Ok, allora perfetto. Perfetto. Pensavo avessero una numerazione diversa. No, l'osservazione c'è un numero che gli viene dato una volta sola, poi sono state divise per tipologie, quando la stessa osservazione contiene più tipologie, te ti ritrovi lo stesso numero in più elenchi, Bene. ok? No, Quindi è da verificare la 62 poi. dicevo questo, Presidente, ma col fatto che ora è entrato Fabrizio, no? Cosa vogliamo fare? Decidi tu, nel senso, vogliamo tornare alle schede norma o ormai procediamo con questo lavoro? Allora, se Fabrizio ce l'abbiamo venerdì, si può procedere. Abbiamo un'oretta e 10 di tempo, un'oretta e un quarto di tempo oggi. E quindi venerdì mattina, se abbiamo Fabrizio, si può fare No, una ma Fabrizio discussione. non ce l'abbiamo venerdì mattina, eh. Ecco, ok. Come non Confermo. detto. Però scusatemi, io sono noiosa e puntigliosa su questa osservazione, ma nell'istruttoria si risponde anche al discorso dell'edificio, non si risponde solamente al discorso di cambiare da E1 a E4, qui si risponde anche perché lo chiedeva proprio, vedi, l'edificio è stato inserito tra, capito? Si Michela, risponde anche alla classificazione. questa parte dell'osservazione, quella dove si risponde alla classificazione dell'edificio 1, 2, eccetera, l'abbiamo già vista in serie di classificazione. E perché mi si risponde un'altra volta qui? E mi viene riproposto un'altra volta qui? Perché l'osservazione di cui ti viene riportato tutto, perché non può che essere così, perché è la solita osservazione, quindi te la ritrovi pari pari in due elenchi, solo che in un elenco si è valutato un aspetto e nell'altro elenco un altro, come si è fatto fino ad ora, eh? Cioè non è il primo caso che capita, cioè quando l'osservazione è fatta di più punti, te li trovi tutti, ma via via che affrontavamo i vari aspetti, guardavamo soltanto il punto relativo a quell'aspetto. Quindi te ti ritrovi, se vai a prenderti l'elenco delle classificazioni, per capirci, te ti ritrovi la stessa osservazione con la stessa sintesi dell'ufficio, con la stessa istruttoria, ma l'altra volta te hai discusso soltanto la classificazione dell'edificio, mentre oggi discutiamo soltanto la zonizzazione, per Non capirci. mi vorrei trovare poi a votare questa osservazione quando si vota questo registro e magari votare anche, capito? No, quando si voterà, si vota il numero delle osservazioni, Complessivo. cioè si dirà osservazione numero 1. Osservazione numero 2, quelle dove siamo tutti d'accordo si farà veloce, no? Quelle dove siamo in disaccordo, quindi voi vi dovete segnare, no? Questo sì, nel registro, diciamo, le cose in modo che poi quando si aprono le votazioni avete le idee chiare, no? E si sa come procedere, insomma. Ecco, tutto qua. Ma magari, capito, potrei essere d'accordo su un punto, che è il cambio tra le 1 e le 4, e magari non essere d'accordo sull'altro punto, cioè, E allora in come. quel caso lì o dai prevalenza a uno dei due aspetti o ti astieni, perché le osservazioni non si possono scomporre, capito? Non possiamo votare
il punto 1 e il punto 2. Dobbiamo votare, dobbiamo dare il parere sull'osservazione, capito? Quindi se te sei d'accordo su una cosa e in disaccordo su un'altra, o ti astieni o valuti a quale delle due dare prevalenza, capito? È così, questa è la legge, non è che è una decisione nostra. Ma allora forse andava guardata osservazione per osservazione tutta insieme, per me è così, boh. Non lo so, via, andiamo avanti e poi vedremo, dai. No, ma voglio capire una cosa invece io. Cioè, se io l'osservazione sul caso della Michela sono favorevole ad una cosa e contrario all'altra, non lo posso specificare? Lo puoi specificare nella motivazione del voto, ma il voto è sull'osservazione per legge, Riccardo, capito? Te potrei dire, io sono da... Te potrai far mettere a verbale, no? Che sei d'accordo sul punto 1, che sei in disaccordo sul punto 2, poi però il voto è sull'osservazione, capito? Ok, allora vado avanti. Osservazione 69. Ah, scusa un attimo, allora qui c'è Fabrizio, si diceva appunto, scusate ma c'ho un po' di ritardo perché sono dal telefono per forza perché non mi si collega al computer. Dicevo, se non ci abbiamo Fabrizio venerdì, a questo punto forse ha senso fare le schede norma, cioè perlomeno cominciare di esame di quelle che erano rimaste in approfondimento o su cui c'era da tornarci sopra. Perché questa parte qui di schedatura mi pare che proceda più linearmente, insomma, senza bisogno di ulteriori confronti. Va bene. Appena l'ufficio è pronto, lo dica. Sì, più che altro se l'Antonella ci dice quelle che erano rimaste in sospeso. Allora, aspettate un secondo, eh. Allora, a me mi risulta, comunque controllate anche voi, eh. La TR 3.1 sospesa. Ma che osservazione sarebbe il numero? 71. Ora le apro anch'io qui, eh. TR 3.1 sospesa, io non mi ricordo neanche per quale motivazione. Ma io non ho capito qual è l'osservazione. Sì, sì. Ora la apri. Ah. Qui era rimasto in sospeso il problema della localizzazione dell'area di trasformazione nel vicino al cimitero. Era questo la natura del contendere, se andava rivista oppure no. Su cosa? Io non capisco, Fabrizio, di che parli. Un attimo, Fabrizio, diamo il tempo all'Antonella di aprire l'osservazione. Vi apro la scheda norma e l'osservazione, giusto? No, cosa volete dire? Basta la scheda norma. Ok. Tanto le osservazioni le abbiamo viste, qui vanno solo discusse le cose che erano rimaste aperte. Ma non solo, no, tutte le osservazioni non si sono viste. No, Riccardo, sto dicendo che ci sono alcune schede che erano rimaste sospese per motivi specifici. Andiamo a vedere il motivo specifico. Questa qui è quella di Capezzano vicino al cimitero. La commissione l'aveva sospesa, stava dicendo Fabrizio, perché aveva dei dubbi su un punto in particolare. La localizzazione dell'area rimanente di trasformazione vicino al cimitero. Nel cimitero ci rimane una piccola minima possibilità. Allora, ferma l'immagine. Sì, sì. Ah. No, aspetta, che mi è partito, ve la devo farvi ricaricare un attimino, eh. È questa, scusate. Oh, questa. No, ma beh, metti l'immagine dove c'è la partizione delle destinazioni. Sì, dove c'è il disegno. E l'osservazione che numero è? 71. 71? Sì. Allora, in fase di adozione era così, perché non c'era, vi ricordate, la previsione di atterraggio. Poi noi abbiamo, loro propongono la previsione di atterraggio e quindi la previsione finale, fagliela vedere, è questa qui, perché ovviamente tutta la volumetria si sposta, sapete, nell'area del giardino, qui ci rimane una minima volumetria commerciale e noi avevamo ritenuto che fosse più corretto metterla, diciamo, prospiciente la via Salzanese.
tecnicamente qualsiasi posizione va bene, io non ho particolari, come dire, rilievi da fare. Se la commissione ritiene che sia meglio un'altra posizione, facciamo pure. L'unica cosa, io mi atterrei semplicemente alla riduzione della previsione già esistente, più che a spostarla da un'altra parte. Nel senso, se non va bene su quell'angolo, mettiamola pure sull'angolo verso il parcheggio. Infatti io dicevo, ha più senso, Sì, dipende, Riccardo, se è difficile dirlo ora, ti dico con franchezza, perché ha più senso se rimane, se lì ci viene poi un'attività commerciale complementare al cimitero, no? Un fioraio, uno che vende roba votiva, che ne so. Se invece è un'attività commerciale qualunque, è chiaro che laggiù così arretrata è meno appetibile, no? Cioè è meno accessibile, è dietro laggiù. Però si può, diciamo, non è così No, ma perimetrico. dicevo, non dicevo dietro, dicevo più vicina all'I2, nella stessa, sempre Però su. quello, secondo me, ci creerebbe, cioè già questa è una previsione complicata da gestire con l'ASL, no? Perché sapete, siamo dentro la fascia di rispetto cimiteriale. Noi più mettiamo volumi, cioè se, diciamo, io sono convinto che l'ASL ci dirigerà, visto che ve ne andate di lì, lasciate completamente libero, perché un domani che deve essere ampliato il cimitero, se c'è un fabbricato è peggio che se c'è un verde o quindi più ci avviciniamo con edifici al cimitero, più rendiamo la previsione poco digeribile dall'ASL, presumo, capito che ti voglio dire? È per quello che noi Infatti, ci eravamo rimasti. mi chiedevo questo, ma è attuabile quella previsione lì col vincolo cimiteriale? Non lo sappiamo nella sostanza perché dipenderà dal parere dell'ASL. È chiaro che, lo dico subito per capirci, che se noi la leviamo, cioè per dire lì ci lasciamo solo verde per capirci e lasciamo solo il trasferimento al giardino, è sicuramente fattibile perché a quel punto liberiamo l'area da qualsiasi problema legato al vincolo cimiteriale se non per il verde parcheggio, ma il verde parcheggi anche nella norma sul vincolo cimiteriale sono le uniche fattispecie già sostanzialmente ammesse dal codice di polizia mortuaria. Possiamo anche decidere, per non avere problemi, per il dimensionamento che gli abbiamo dato, di eliminarla anche in via definitiva, eventualmente aumentando un pochino di più al giardino. Questa può essere anche un'altra scelta e credo che tecnicamente può essere condivisa anche questa. Ascolta Fabrizio, se deve creare problemi di fattibilità, allora forse è meglio prendere questa superficie e aggiungerla al giardo pari pari eliminandola di qui. Lo dico perché poi se ci deve essere un problema di fattibilità. Cioè, è chiaro che meno noi più liberiamo il cimitero e più l'ASL ci darà parere favorevole. Più tentiamo di mettere al cimitero qualcosa e più rischiamo che l'ASL dopo non ce la metta. Quindi se io sono, diciamo, siamo più sereni tutti se il grigio lo eliminiamo del tutto e piuttosto aumentiamo un po' di dimensionamento nel giardino, non penso cambi nulla. Ecco, è chiaro che al giardino è inutile dargli il commerciale, gli daremo tutto artigianale a quel punto, presumo, no? Secondo Perché me è meglio. No, ma sì. è auspicabile. Tanto lì non te lo faranno mai fa e si rischia che un attimo una previsione. Facciamo subito così perché lì tanto non te lo faranno fa. Ma è anche più pulito come disegno, tra l'altro. Quindi Appunto. penso che vada bene. Ok. Ma il chiosco del fioraio che c'è attualmente che fa? Salterebbe allora? Ora c'è un chiosco del fioraio lì? No, è sul No. giallo, è sull'I2, c'è già Sul rappresentato. giallo? Brava, Manu, brava Antonella. Ah, ma il chiosco ci potrà rimanere, no? Sì, una struttura precaria. Andiamo con la procedura di spostarli nel giardino, quel grigio lì, vabbè. Ok, poi che Quindi altro c'è? aspettate, no, ferma che io devo correggere la tabella, il coso. Oh Antonella, comunque l'osservazione 62 a nome di questa osservante a me mi corrisponde alla 61 poi del registro delle cartografiche, delle classificazioni. No. Io non lo so se i numeri sono, boh, eccolo qui davanti. Allora.
Non lo so se i numeri sono così corrispondenti, per me viene fuori un casino a votarle che la metà basterebbe. No, Ma numeri devono coincidere per forza. no. Ora, No, no. No, no. e allora, oh, io qui c'ho il 61. Allora, la 62, Michela, eravamo allora, nella commissione del 21 di luglio. Ora vi leggo quello che avevate deciso. Era classificato 1, chiede il recente, dato 2, da sospendere, ma non per valutazioni, ma ci sono vedute diverse della commissione. Commissione del 21 di luglio. Sì, Antonella, ma io sono andata a rivedermela per vedere se la trovavo nel registro Sì. delle ecco. E mi corrisponde la 61. Io la 61, la 62 non ce l'ho, c'ho la 60, la 61 e la 63. Aspetta, aspetta un attimo, così ci leviamo questo pensiero. Aspetta un secondo, stai lì. Allora, Quale stai guardando di registro? guarda, l'osservazione di cui si sta parlando è questa. Guardate, ve la ricordate bene. Ora ce l'ho tutti e due i registri, fammi andare a Guarda, vedere. A questa è la volte mi 62, sbagliate. questa è l'osservazione 62. Antonella, ma lei ne fa Dimmi. un'altra questione, lei non la ritrova nel registro, è che di registri ce n'ha più di uno, quindi No, ma bisogna non avere. guardate, non c'è nessuno dei due. Allora, E te mi devi. ritrovo lo stesso nome alla 61 nel registro delle classificazioni, capito? Allora, aspetta che prendo il registro delle classificazioni, eh. Aspetta un attimo, se no ci divento matta io. Perché anche di là c'è la 60 e la 65, la 62 non esiste proprio in nessuno dei due registri. Allora, io qui davanti ho il registro delle schedature, va bene? Classificazione edifici. E c'ho la 62. Ce l'ho. Allora, il registro delle schedature parte con la numero 1, 1, 2, 9, 24 e a seguire. Questo è il registro delle schedature. Va bene, allora mi mancherà il registro. Boh, ce n'ho due qui, ne avevamo tre quindi. Allora, Michela, ce c'erano n'è quelle tre. Anzi, normative, cioè, allora, i registri sono quattro: quale? normative, schedature, schede norme e cartografiche. E allora non ho preso quello giusto, va bene? Scusatemi. Di nulla. Ok. Fabrizio, è corretto te nel frattempo? Un attimo, eh. Sto correndo, ci vuole un pochino perché è tutto un lavoro di intaglio, eh. Sì. Ok. Allora. Cambia anche il parere istruttorio qui. Sì. Sarà parzialmente, va bene? Parzialmente Sì. accolto. Ok, allora, poi che c'era di sospeso Antonella tra le schede? Aspetti, ma aspetta, devo ancora fare un'ultima Aspettate, operazione. aspettate che chiudo questa. Allora, la Intanto prossima facciamo è. aprire Fabrizio, intanto facciamo aprire all'Antonella la Sì. prossima scheda nuova Allora, che è rimasta in sospesa e l'Antonella ci ricorda il motivo della sospensione, ok? poi io ho l'osservazione, però è non accolta, l'83, che avevate pareri diversi della commissione. Vabbè, i pareri diversi si Andiamo accantonano oltre, e conta il ok? voto, Vai. ok? Poi c'era l'osservazione 87, che è la TU 3.10, che è una nuova scheda norma. Ora l'apro. Osservazione 87? Sì, 87. Controllate se vi torna, perché io ho Sì, guardato infatti mi tutte. torna, sì. Ah, ok. Allora, io qui ho questa nuova scheda, c'ho scritto correzione da Via del Secco a Via Italica. La commissione ritiene di ampliare la parte a verde e ridurre il parcheggio. Ufficio deve valutare. Si propone anche l'introduzione di un elemento di flessibilità sui rapporti dimensioni verde e parcheggio. Scusa Antonella, quella di prima era la TR 3.1? Sì. Ok. Ci
Ti fai vedere la partizione spaziale, Antonella, Sì, qui? sì. Sì, ok. Aspettiamo Fabrizio e gli poniamo Sì, la questione. un attimo che sto sempre facendo perché devo cambiare anche il dimensionamento sempre. Scusa Simone, te lo ricorderai forse, te Fabrizio mi pare che non ci fosse, ma non c'era una previsione simile che avevamo discusso? Proprio simile anche come articolazione spaziale nell'H2 che si vede qui subito sotto. C'è una previsione simile, però non mi ricordo ora rispetto a questa dov'è. Mi pare in quell'H2 lì sulla Via Italica. Jacopo, c'ho un déjà vu, l'avevi già chiesto. Hai ragione, ma perché mi ricordo questa roba qui. L'ha L'avevi già chiesto e non s'era trovata. Ma non si era trovata, non si era trovata. Sì, ho capito. Poi quando si guarda tutto il piano insieme nelle carte, se si trova, si scopre con ragione. Comunque, No, va bene, ma per l'amor di Dio, ti no, ma hai appuntati e ragione, poi si guardiamo le ragione. carte finali più scuro, eh? Va bene? Però si era già visto l'altra volta, insomma, che diciamo Ok, nella allora. stessa zona, c'è una previsione simile, ma non nella stessa zona, è questo il punto, secondo me. Simile come caratteristiche, sì, di intervento. Ah, scusate, ho fatto un altro errore, aspettate un attimo. Quindi ecco, 2007 e 3002, 2007 e 3002. 2007. Ok, ora ci sono. Quindi scusate che ritorno con voi. Ecco qui qual era? Io francamente non mi ricordo dov'era, qual era il No, ma dubbio che te non devi. c'eri, secondo me, te non c'eri. Diciamo, qui il tema che è venuto fuori è quello del rapporto tra il verde e il parcheggio, nel senso che se ricordo bene, poi i commissari mi correggono se sbaglio, se mi ricordo bene, ci si domandava, cioè ci si faceva la domanda se non fosse opportuno, diciamo, ridurre un po' il parcheggio e aumentare la quota di verde, considerando che il parcheggio così è molto molto grande e il verde rischia di essere, diciamo così, è molto residuale, quando invece mi pare lo dicesse Alberto in particolare, se ricordo bene, lì potrebbe avere un senso un verde pubblico più importante, perché comunque è una zona, insomma, urbanizzata, e quindi avere anche un parco pubblico, insomma, di una certa dimensione non sarebbe male. Quindi il tema era questo, giusto, commissari? Beh, dal punto di vista tecnico nulla osta, decidiamo in quali proporzioni, sono 1500 metri quadrati, prima era 1200-300, possiamo fare 1500 oppure metà e metà, tipo 750-750 per esempio, cioè, non credo che ci siano grossi problemi di natura tecnica, basta decidere le proporzioni. Un parcheggio di una trentina di posti auto, quanti metri quadrati è? Io ragazzi sono più favorevole ai 900 parcheggi. metri. 900. 900. Dicevi, Riccardo? No, io sono più favorevole ai parcheggi in quell'area lì, perché non è vicino anche alla stazione. Sì. Appunto, cioè il verde, no, non lo so. Vicino, No, forse no. vicino relativamente. Sì, relativamente, sì, ha Che ragione senso? Jacopo. Boh, si può misurare quanto c'è di distanza dalla stazione, perché aspetta un attimo. Io mi ricordo una discussione in commissione, Riccardo, poi
La possiamo anche andare a No, rivedere. sicuramente, me lo ricordo io ora questo verde, però sicuramente Cioè, come non è che si metteva in discussione l'utilità del parcheggio, la sua dimensione, cioè nel senso che alla fine lì viene, in questo momento quanti metri quadrati è il parcheggio, Fabrizio? 1200. Quindi lì viene una quarantina, cinquantina di posti auto, giusto? Sì. E mi ricordo un particolare, Alberto, se mi ricordo bene, diceva, va bene, il parcheggio lì forse lo possiamo anche ridurre e fare un parco un po' più grande per corredare quell'area lì di un verde un pochino più La significativo. Questo. stazione è distante circa 400 metri da lì. Oh, vabbè. Non è che... Sì, ma voglio dire, parcheggi sono fondamentali, eh? Poi anche in vista di tutto quel discorso che ci vuoi fare lì, come parcheggi scambiatori, io non lo so. Quant'è Se il invece... verde in questo, quant'è il verde in questo momento, Fabrizio? 1200-300, io faccio la proposta 900-600. Cioè 900 parcheggio e 600 verde? Per me, cioè, decida la commissione. L'unica cosa sulla quale io sono, diciamo, sicuramente d'accordo con Alberto è che effettivamente quel verde lì, nelle dimensioni che gli abbiamo dato, diciamo, in questa ipotesi, rischia di perdere di significato, no? Così stretto e lungo per 300 metri quadrati rischia di perdere di significato. Quindi io il verde l'aumenterei. Poi decido. Scusami, Simone, siccome stavo riguardando il verbale, no? Di questa osservazione che c'è stata una bella discussione, poi in fondo abbiamo concluso dicendo si inserisce un elemento di flessibilità, la commissione è d'accordo. Sì, il problema è che l'elemento di flessibilità, Fabrizio, Esatto. ci ha Sì, poi dopo spiegato. dovevamo sentire Fabrizio, certo. Cioè, dopo c'è un problema di calcolo degli standard, no? Quindi l'elemento di flessibilità è problematico. No, io sono d'accordo con Fabrizio nel senso di dire aumentiamo il verde, che così gli diamo una funzione, diciamo, più chiara, no? Rispetto a quella striscina lì. Poi la quantità la decide la commissione. Jacopo, te che dici? Ma ha senso lì avere un verde lì in quella zona? No, domando perché ora magari mi sbaglio io, dopo magari non vorrei rimanesse un parco come tutti questi parchi abbandonati a se stesso. Insomma, la consistenza che aveva nella fase di adozione effettivamente è un po' limitatina, però la proposta che fa Fabrizio mi sembra che le tenga insieme le esigenze, tenuto conto che organizzare il parcheggio in un'area così regolare, tanto spazio non te lo porta via rispetto a quello, insomma, normalmente necessario per le manovre, no? Quindi, insomma, 900-600 ci si sta dentro, via. Insomma, 600 metri quadri non è proprio un fazzolettino, dai. Anche di verde, dico. Io ritengo che lì vicino c'è la farmacia, c'è la gelateria, c'è un bar, c'è un'alimentare, c'è tutta una serie di situazioni che potrebbero portare, perché io penso sempre a bambini anche, no? A bimbetti. Dico che non ci abbiamo al Lido di Camaiore, se non sul mare, una zona che possa servire sia Capezzano che Lido come parco giochi attrezzato. Lì c'è tutto per andare a passare 2 orette, 3 orette, perché a 100 metri c'è tutto, e per i grandi e per i bambini. Dico, vai a fare salto farmacia, porti il bimbetto un quarto d'ora al parco giochi. Lì io ci vedrei, anche vista la densità abitativa, dico un bel parco giochi. Poi, se lo volete fare di 600, di 700, ma quantomeno che sia una situazione che poi, cioè, con il parcheggio davanti, la vedo proprio congegnata perfetta la logistica lì. Poi io conto per uno. Allora, io come assessore il ragionamento che fa Alberto lo condivido, nel senso che ha senso in un'area densamente urbanizzata dove ci sono funzioni di vario tipo avere un verde attrezzato e non c'è dubbio che quell'area non ce l'abbia un verde attrezzato e non c'è dubbio che lì ci vivano persone che hanno sicuramente figli e che magari usufruirebbero di un servizio di questo tipo. Aggiungo anche che la politica dovrebbe favorire. Ora, noi siamo nel comune di Camaiore, quindi siamo fortunati dal punto di vista naturale, no? Cioè, non siamo in una città per
priva di verde, cioè abbiamo tutte le colline, insomma, però non dimentichiamoci che noi dovremmo anche comunque avere previsioni urbanistiche anche a livello ambientale, no? Che incoraggiano un certo tipo di scelte per tutti i problemi che ben conoscete relativi ai fenomeni di inquinamento e al ruolo che il livello, diciamo, della flora ha rispetto a questi fenomeni. Quindi è vero che, diciamo, lungo la via italica noi abbiamo attestato soprattutto parcheggi, no? E quindi avere anche un'area invece dove c'è un bel verde pubblico con quel contesto lì ha un senso. Quindi io questa cosa mi sento di condividerla. Valutate, cioè valutate quel che volete. Si tratta di capire se il ragionamento, diciamo, che viene fatto è condiviso, qual è appunto la dimensione corretta di un verde che possa avere una funzione di quel tipo lì. Ecco, tutto qua. Fabrizio, 600 metri quadrati rispondono all'esigenza che dice Alberto, cioè un parco attrezzato per bambini con qualche giochino ci viene, no? Che dici? Fammi fare un po' di conti. No, nel senso che poi qualsiasi sia Per l'opinione. avere, scusa Simone, un'idea della dimensione, della portata di un eventuale bacino, basta andare su Google Maps, fare via Pisa, che è quella lì davanti, no? Tanto per identificarla, stringere un po' la visione dall'alto e guarda le case che sono lì intorno, cioè ci puoi andare a piedi, ci puoi andare in bicicletta, lo vedi? Guarda quante case, Oh, ma guardate io l'ho quante. presente, io l'ho presente. Sì. Poi non è una cattedrale nel deserto, no? Cioè, ripeto, la gelateria a 100 metri, il bar, la farmacia, c'è tutta una serie di servizi, l'edicola, la macelleria, cioè, è tutto l'intorno, nel senso, quindi si. Quella è una delle aree commerciali della Via Italica, quindi ha senso dire che in un'area commerciale della Via Italica, dove ci sono appunto esercizi pubblici di vario tipo, ci sia un parco per bambini. Ha senso e come? Io sono d'accordo con te, quindi non sono d'accordo, via, è un ragionamento che condivido e. Facciamo 800 e 700, dai. Perché se deve essere una cosa minimamente attrezzata, un po' di spazio ce lo deve avere, se no rischia di Allora, essere. 700 metri quadrati ci vengono una ventina di posti auto? No, 800 parcheggio, 700 verde. Ok, 800 parcheggio, quanti posti auto ci vengono? Venticinque, trenta posti auto, secondo i Vabbè, è un conti. buon parcheggio. A me sembra un punto di equilibrio condivisibile. A questo punto Io sono d'accordo. si tratta di stabilire appunto se c'è un'articolazione di opinioni o no. Sì, Riccardo, te. no, va benissimo. Volevo dire una cosa, ma la scheda dopo allora la perequazione cambia o no? Ma io Ma non credo. no, è talmente, cioè, talmente di. No, direi di no. Cioè, questo realizza 180 metri quadrati, due unità immobiliari, quindi No, direi ma proprio di no. domanda. Tant'è che cede, attenzione, cede le aree, ma non le realizza. Ah, le scede, ecco, infatti volevo capire questa cosa qui. Ok. Ma Quindi poi. allora 800 e 700. Fabrizio, Sì. ascoltami, devi ricordati di cambiare nella parte prescrizioni normative di dettaglio un fondo verde attrezzato prospiciente via del Secco e Già via Italia. fatto. Ok, perfetto. Fatto, fatto. Vai, perfetto. Ok, poi che altro ci abbiamo di sospeso? Allora, poi io ci avrei. Allora, l'osservazione 91, che è la TU 4.4, c'era da apportare una correzione. Togliere il residenziale, fare approfondimento con lavori pubblici sul parcheggio e sul verde. Qui ci sono pareri diversi della commissione. Sì, però Infatti, non questo so sarà, se era scusate, qui corretto. secondo me si Esatto. era già arrivati alla conclusione, Allora, dicendo. infatti, aspetta. Allora, è stato corretto. Controlla Fabrizio. Aspetta, che Sì. vi apro la scheda norma. Scusate, che due cose in una volta non mi riesce a fare. Vabbè,
basta verificare se alla fine poi si era già deciso qualcosa o no. Sì, si era detto di mettere il verde su via Roma. Esatto, ve lo stavo dicendo, infatti, sì. E deve fare tutto Questa. verde. Ok, era questa qui, no? Tant'è che c'è, Questa. io ho di cedere che al comune 1300 metri quadrati, di cui 200 a parcheggio e 1000 a verde. No, 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 ma allora qui lo dico per correttezza, si era deciso ma non all'unanimità, cioè Esatto, questa è una di esatto. quelle osservazioni dove diciamo abbiamo esaurito l'attività istruttoria ma c'è un'opinione diversa fra i commissari, quindi bisogna segnarsela fra quelle che poi quando si va in sede di voto appunto si gestiscono tenendo conto di questa diversità di opinioni. Vai. Ok, vado. Poi io ci avrei l'osservazione 111 che è stata sospesa da valutare insieme a altre simili, sarebbe quella accanto al Bracciotti. Oh, ora No, dunque. queste qui, Queste. scusa Fabrizio, queste qui bisogna guardarle tutte insieme. Ora guardiamo quelle dove ci sono, diciamo, non Va bene, problemi di ok. valutazione Va dell'interesse bene. pubblico, ma problemi di altri, perché queste qui vanno viste tutte insieme, se vogliamo prendere una decisione, Allora, diciamo. ok, allora ascoltatemi, c'ho l'osservazione 113 che è la Sì. TU 2.2, verificate, commissione se c'è qualcosa che mi scappa. Cioè io avevo portato inserire sulla scheda commerciale all'ingrosso. Dove siamo? Scusati. Sì, andava inserito anche commerciale all'ingrosso. Sì, allora Sì. TU 2.2. Tutto in parte può essere realizzata anche a destinazione commerciale all'ingrosso. Fatto. Vai, Ok. ok. Poi l'osservazione 114 TU 3.7 che si era previsto, allora propone la commissione di allargare via Paesetto all'angolo con la via Sarzanese ed eliminare il parcheggio. Sì, già fatto questo qui. Vi ricordate Queste non sono commissione? sospese, queste sono modifiche, diciamo. Ok. Allora Sì. vado oltre. Sì, Allora, questo l'ho io avrei. controllato, Perfetto, già fatta. Sì. ok. Allora, l'osservazione 123, che è la TU 3.8, che io ho sospeso. Ora ce ne andiamo. Ah, questa però c'era un problema di Allora, qui eventuale sì, ok, sopralluogo. per sopralluogo. Ok, questa bisogna la commissione Ma la qual vuole è? valutare. Possiamo rivederla? Non me la È ricordo. l'acquarella, e questa qui è l'acquarella. Ah, sì, ok. Noi tecnicamente va bene, c'era qualcuno che aveva qualche perplessità su realizzare la villetta lì accanto alla villetta esistente, mi sembrava. Vabbè, allora io su questa propongo questo tipo di approccio. Gli approfondimenti istruttori sono chiusi. Ci ripromettiamo anche noi commissari e basta di fare un sopralluogo prima della votazione. Dai, nel senso che qui gli approfondimenti istruttori sono fatti. Qui sì, è solo un problema di impatto paesaggistico, c'era delle perplessità. Lo dico a Jacopo, magari Jacopo, prima della votazione organizziamo i sopralluoghi che servono. E poi dopo, prima di votare, dico, in modo che ciascuno poi possa votare in scienza e coscienza sulla base del sopralluogo, perché tecnicamente Fabrizio ci aveva già spiegato che è tutto, insomma, non è che c'è da approfondire qualcosa. Va bene? Allora, poi io ho l'osservazione 159, la TR 1.7 e questa qui era infatti l'ufficio doveva verificare i 12 metri. Sì, qui si è Quindi. fatto l'approfondimento, guardate, qui ora intervengo subito, così Ok, almeno risolviamo tutta la radice. Qui non avevamo notato un aspetto fondamentale che peraltro qualcuno in commissione ci aveva fatto notare, che come si dice, l'albergo che è proprietario di questa TR17 non è l'albergo adiacente alla TR17. Perché vedete che questo ragionamento è rilevante per un aspetto che poi vi dirò, ma è quello più distante, quello che è su in alto, eh?
E quindi diciamo, il problema qual è? Che in realtà gli edifici che sono intorno alla TR7 hanno tutte pareti finestrate che si affacciano sulla TR7. Ora, se l'edificio di proprietà fosse stato adiacente, avrebbe consentito di andare in aderenza sulla parete finestrata, ma siccome l'edificio di proprietà non è adiacente, qui in realtà qualunque cosa deve essere costruita, che sia un parcheggio o che sia qualsiasi altro, deve stare a distanza dalle pareti finestrate. E a quel punto, a nostro parere, diciamo, ci viene un parcheggio in multipiano molto stretto, abbastanza bizzarro. Allora, la proposta che faremo è semplicemente di consentirgli di andare in interra, cioè di fare il parcheggio con planare e più di poter andare 2 piani in interrato, e chiedendo quindi poi al convenzionamento al comune di una quota parte del parcheggio che è in piano e rimane invece tutto privato quello interrato. Non so se sono stato chiaro. Sì, per me lo è. Paesaggistici. Bene. Ah sì, bravi. Questo tra l'altro ci mette una condizione di estrema cautela con la conferenza paesaggistica, perché non mettendo nulla fuori terra, ovviamente non c'è più anche problemi di cone visivi. Io in realtà poi ci ho scritto, lo dico per correttezza tecnica, ci ho scritto: fermo restando, il parcheggio interrato può estendersi anche con aree di sosta in superficie, purché comprare al piano di campagna, fermo restando la realizzazione delle parti successive che dice tutto quanto. Gli ho concesso, aspettate che ho scritto una cosa, perché lì ci potrebbe essere che il vano scale di servizio e l'ascensore debba avere un bussolotto comunque esterno che emerge, non so se mi spiego, no? Anche se per tutto interrato, magari un Certo. piccolo. E quindi c'ho scritto che piccoli manufatti di servizio in superficie in elevazione possono comunque essere fatti, capito? Sì, è chiaro, è chiaro. Bene. Salvo, è scritto, salvo minimi manufatti in elevazione di organizzazione e gestione dell'ingresso. Va bene? Gli ingressi del parcheggio, cioè non ho... Attraverso l'esistenza di un parcheggio e di un'area di sosta interrato, salvo minimi manufatti in elevazione di organizzazione e gestione dell'ingresso. Ok? Dopodiché, quindi, ho dato un'altezza massima di 3,50 m, cioè comunque questi manufatti, che può Un essere piano, va l'ascensore, bene, o piuttosto che il copertura. vano scale, non possono essere più alti 3,50 m. Sì, è chiarissimo. Poi è quasi sempre così, cioè nei parcheggi interrati spesso c'è un manufatto che ti consente di accedere sotto, sì, a Firenze, insomma, ce ne sono tantissimi esempi. Vabbè, una pensilina, dai, vabbè. Ok. Poi Antonella? Allora, aspettate, Quindi qui però il parere deve essere parzialmente accolto. Allora, non mi ricordo cosa avevamo scritto, ma controlliamo che il parere venga modificato, ma non la parzialmente accolta, cioè non con un multipiano. Ecco. Manola, mi senti? sento, l'ho notato. Allora, Ok. aspettate. Allora, aspettate, dopo c'è tutta una serie di. Allora, io ho l'osservazione 284, la TU 3.4, e modificare istruttoria d'accolta, ma questa qui va bene, è una cosa che dobbiamo fare noi. Ma la 210 no? C'è Allora, qualcosa? la 210 è non accolta, però è come risposta dell'ufficio, è non accolta. Ok, La scusa. Commissione decide di mettere da parte questa osservazione, sospesa. Non Ah. è una scheda norma, è una non accolta, poi si riguarderà. Allora guardiamola subito perché Ok, aspetta, per allora ve la questi faccio. calci aveva la commissione se non Aspetta, non mi accolta. ricordo, aspetta, eh. Ora la apriamo, eh.
Allora, era questa zona qui. Ma questa secondo me fa parte di quella serie di osservazioni, diciamo, molto piccole, sia sotto il profilo dell'impatto urbanistico, sia sotto il profilo della perequazione, rispetto alle quali la Commissione si è trovata nell'imbarazzo comprensibile di dire dei sì e dei no. Ok? Questo è il problema che si è posto. Credo sia una di quelle, se mi ricordo bene. Quindi io ho l'impressione che queste qui, Antonella, Sì. le vadano proprio lasciate in fondo, cioè quando abbiamo rivisto le altre schede sospese per altri motivi, dopo ce ne sarà, faccio per dire, una decina di queste, e qui vanno stabiliti dei criteri per decidere, e Sì, magari ne perché questa parliamo. noi si era detto di no, Simone, perché ci veniva un parcheggio piccolino che lì pensavamo non fosse utile, ecco, tutto Il qui. problema qual è? Che col fatto che magari altre osservazioni a cui gli era stato detto di sì in istruttoria ti dicono faccio il lavatoio sulle montagne, te capisci, Fabrizio, che si entra in un campo dove l'opinabilità è molto Sì. elevata e allora o si trovano dei criteri oggettivi, diciamo, per decidere e scegliere, oppure, insomma, capisco la difficoltà della commissione. Ora, io poi un'idea di quali possono essere questi criteri in generale, me la sono anche fatta e non so applicata poi al caso concreto, se ai casi concreti se ci aiuta, questo non lo so. Però io un'idea me la sono fatta, poi magari ne parliamo quando abbiamo visto le altre schede, perché noi abbiamo due strade, o nell'imbarazzo si dice no a tutti, oppure si stabiliscono dei criteri oggettivi di interesse pubblico ulteriori, no? A quelli che abbiamo usato fino ad ora per decidere. Io posso anche anticiparli, per esempio, il livello di pericolosità, no? È chiaro che se c'è una zona a rischio idraulico e una zona che non è a rischio, deve essere preferita quella non a rischio, no? L'aspetto di natura geologica, se c'è una zona a rischio e una zona che non è a rischio, è chiaro che deve essere preferita quella non a rischio. L'aspetto paesaggistico, cioè mettere insieme una serie di criteri e vedere se ci aiutano a decidere. Ecco, io vedo altra strada, perché a livello perequativo sono operazioni piccole dove siamo quasi noi, no? Chiamati a indicargli qual è la perequazione. Quindi non so se mi seguite nel ragionamento che sto facendo. Però non volevo anticipare la discussione, eh. Magari li lasciamo da una parte e poi vediamo. Ok? Vado? Sì, procederei con ordine. Ascoltatemi, scusa, ho degli appunti che può darsi che Fabrizio non era presente in commissione. L'osservazione 206 era tra le non accolte e andava modificato però questo va fatto a noi d'ufficio l'istruttoria, perché non so se ve lo ricordate. È L'avevamo nostra? Ok, va bene. dovevamo correggere l'istruttoria. Va bene, ok, vado oltre. Va bene. Allora, poi io ho presente la 211, che è la TU 1.7, che anche questa penso che sia una modifica che va fatta da noi d'ufficio, senza che non ho scritto sospesa dalla commissione. Io ho scritto che va corretta la scheda norme nella parte della realizzazione e cessione parcheggio, va levata la parte finale che parla dell'area di sosta sulla via Vabbè, Aurelia. ma queste sono le Io l'avevo indicazioni che la annotata già Commissione corretta, credo che Patrizia abbia già ci ha dato. Antonella, corretto. l'abbiamo già fatta questa modifica, Perfetto, va bene? perfetto, perfetto. Allora, poi c'ho la 233 che ce l'ho sospesa e da mettere insieme a quella che si è detto prima. Ok? Allora le guardiamo in fondo. Vai. Poi, poi io c'ho l'osservazione 284 che è la TU 3.4 che c'era da inserire nella scheda la pista ciclopedonale su Via Cafaggiola, chiedeva la commissione. Aggiunta. La TU Va bene. 3.4. Sì, va bene. Fatta Fabrizio, andiamo avanti, Antonella. Ok, vado avanti. Ok. Poi la TT 1.3, osservazione 2998, ma avete pareri diversi, per cui vado oltre. Ok. Poi abbiamo l'osservazione 320, che la Commissione sospende l'osservazione per approfondimento tecnico e politico.
che sarebbe sospesa. Poi abbiamo valutato l'ufficio, ora ve la faccio vedere qual è. Ecco, questa va vista. Questa va vista, esatto, che è la TT 1.4. Sì, vabbè, questa. Eccola qua. Questa, dico una cosa io, poi l'assessore magari No, ma completa. Sara, scusate, io forse non ero stato chiaro nelle conclusioni. Non Questa è è... quella. Mi sembrava No, no, l'avevo ma. fatta a me la sintesi, cioè questa Sì, qui è quella linea del si secolo. Eh? Si leva, si leva. leva. Torna verde pubblico per intero, va bene? Un Sì. F1, Sì, un F1. Era già detto, mi pare. Tant'è che controllo, ma la devo avere già levata. Di qui l'ho levata, ora controllo anche dal dimensionamento. Scusate, Abbiamo guardate. fatto un ragionamento condiviso sull'opportunità che venga immaginata insieme al progetto dell'Arlecchino e da Esatto. questo ragionamento condiviso abbiamo tolto questa previsione. Esatto. Che TT era, ma quella che leviamo, È scusa, ti ha il TT 1.4. levato, perfetto. Poi io ho sospesa la TR 3.6. Osservazione Allora, scusatemi, la 3.4.3. Ho bisogno di un vostro aiuto qui perché ci sono state delle commissioni che io non ero presente, ho solamente è? riportato queste Sulla note. 36 me la ricordo io. Baci un attimo Sì, con ah, la ma... 343 era mettere nel gruppo finale, no? C'era. No, Ah, ecco, no, siccome questa è mi la TR36. 36. Questa è la 36. Sì. Qui, diciamo, c'era qualcuno che aveva il dubbio che non servisse, diciamo, il parcheggio su questa strada. Era quello da mettere lì, mi sembra, se Sì. del dimensionamento di farlo da un'altra parte, no? Sì, ora io su questa, diciamo, non, francamente non la vedo come quell'altra, ecco, perché qui in effetti comunque è un lotto interessante, anche il parcheggio non viene proprio un parcheggio piccolissimo, ecco, quindi non metterla proprio sullo stesso piano dei singoli lotti. Non lo so, però comunque è anche vero che c'è poi una discrezionalità di natura politica su cui io non voglio assolutamente andare sopra. Quindi, se nel bilancio più complessivo anche questa viene pesata come le altre, se la pesiamo con le altre, però qui secondo me io ancorché ci siano No, parcheggi no, lì ma vicino, non era c'è. solo quello, il parcheggio, se non mi ricordo, non era quello dell'allargamento della strada, io non mi ricordo bene. Sì, è Sì, quello, è un riguarda, parcheggio. è quello che se l'ha detto di andarla a vedere. Appunto. Diciamo una Vabbè. cosa, chiedo scusa. Qui la discussione ha ragione Fabrizio, no? Nel senso che qui non era fra quelle che avevamo messo, diciamo fra quelle microscopiche per capirsi, uso un'espressione non carina, ma per capirsi, dove ci può essere una grande discrezionalità. Questa, diciamo, la discussione era stata di altro tipo, cioè l'utilità del parcheggio o comunque di un allargamento stradale lì. È questo il tema, no? Non è tanto qui la perequazione si vede bene qual è. Il punto è valutare, no? Se la perequazione ci interessa o no. Quindi io non mi ricordo se si era detto che ci si faceva un sopralluogo, però mi pare ci fosse un ragionamento sul fatto che i parcheggi esistenti, che sono più verso la Sarzanese, sono spesso vuoti, mi ricordo bene, era questo, no? Il ragionamento, giusto Sì, o era no? questo qui, si disse appunto di metterla da parte e di andarla a vedere sul posto. Sì, no, ma dico Graziano, l'andiamo a vedere sul posto per vedere che, nel senso che io se mi dite che i parcheggi sono sempre vuoti, mi fido, non è che, capito? Cioè. Sì, ho capito. Allora, lì l'allargamento stradale non lo fai, perché o tiri giù le case e allora fai l'allargamento stradale, o nel migliore ipotesi entri nel giardino di una casa. Se no, l'allargamento stradale lì non serve a nulla, proprio a zero, completamente. Lo Scusa stesso... Graziano, però scusa se interrompo, ma forse ci si. Io sto, forse sono io che mi sono spiegato male qua. Io parlavo di allargamento stradale, ma non perché voglio allargare la via 12 agosto, che chiaramente è impossibile, perché come dici te c'è recinzioni, c'è di tutto, eccetera. Ma il problema è che lì c'è l'intersezione con la viabilità con via Don Eugenio e non so come.
che arriva proprio in quel punto lì e è un'intersezione un po' stretta proprio perché c'è un fabbricato commerciale, artigianale d'angolo. E quando io dico allargare, allargare vuol dire che proprio in quel punto lì riuscire a consentire alla carreggiata di essere più larga, perché noi guadagniamo il parcheggio, serve alle persone che si immettono in via 12 settembre, oppure il 12 agosto, oppure a quelle che il 12 agosto si vogliono mettere in via Don Eugenio, di avere un margine di manovra che in questo momento non c'è. Quindi dico, chiunque gira, se c'ha incrocia un'altra macchina, va in conflitto, perché non c'è spazio dove fermarsi, capito? Se invece noi ci facciamo un parcheggio un po' arretrato e allarghiamo la sede stradale, chiunque gira, c'ha uno spazio dove fermarsi per consentire all'altro di girare. Intendevo in questi termini, capito? Ho capito, comunque No, ma io sono se d'accordo, Io già fossi io andato so sul che. posto io sarei più contento, però No, 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 mantengo ma io non onesto. condivido il ragionamento di Fabrizio, io l'ho detto già l'altra volta. Andiamola a vedere, non è possibile fare quello che dici te, Fabrizio. Vabbè, questo Vabbè, cioè, ascoltate, io ci faccio conosco questa bene, proposta. ci vado spesso. Quel discorso che dici te quando attraversi la via non serve a nulla, buttarsi nel parcheggio che nell'allargamento dici te. Quando vedi una Ascoltate, macchina ti investe, se cammini. faccio questa proposta. Questa, diciamo, può essere considerata per certi versi analoga a quella della zona lì del parco archeologico. L'istruttoria è sufficientemente approfondita, faremo un sopralluogo come commissari, tanto quando andiamo a vedere l'acquarella si può anche andare qui. E poi dopo in scienza e coscienza voteremo, va bene? Cioè voteremo, voterete, perché poi l'assessore non vota, vota il commissario. Va bene? Ok. Ok, Sì, andiamo oltre. nel caso ci sia unanimità di veduta, l'ufficio si adegua, direi. Cioè, non è che. Sì, certo. Qui è proprio una valutazione politica, di tecnico c'è poco. Poi io ci avrei l'osservazione 348, la Anche di TU politico 3. c'è poco lì, eh. No, nel senso, no, Cioè. nel senso che giustamente l'ufficio rispetto all'utilità di un allargamento stradale si rimette molto alle valutazioni politiche, no? Ah, vabbè, Giustamente. ma insomma, si capisce se tecnicamente. Vabbè. No, no, chiaro. Vediamo se è utile sul posto, ci andiamo. E se l'idea che ci facciamo è che non è utile, lo riferiremo all'ufficio e Fabrizio diceva non c'è un problema ad adeguarsi, no? Cioè voglio dire che non è una questione tecnica che appartiene alla pianificazione urbanistica in senso stretto, no? È più una questione di valutazione dell'opportunità di un'opera pubblica di quel tipo lì. Antonella, dicevi? Oh, allora, io ci avrei, aiutatemi però perché ho solamente degli appunti che mi aveva lasciato Stefano, l'osservazione 348, che è la TU 3.3, e Facci vedere la l'osservazione. partizione spaziale, Sì, almeno a me mi aiuta a ricordare. ok, perché non ho ancora avuto modo di sentire la registrazione. È questa zona qui, io ho questo appunto. Allora, sentire il Sì. geologo all'agosta per vincolo 10 metri del fossi per il parcheggio. Se risposta positiva è accolta, vedere ulteriore proposta. Sì, questo Quindi si è già fatta, si è già risolto il problema perché abbiamo già sentito il geologo. E infatti ok. siamo arrivati alla conclusione che l'unico sistema è quello che dicevo, cioè mettiamo, rovesciamo il disegno, cioè facciamo una striscia verde lungo il fosso e una Se striscia di parcheggi lungo la strada, in modo tale che. ne è già parlato, confermo che ne abbiamo parlato ad una No, no, conclusione. ma non se ne è parlato di come veniva il progetto, era rimasto. Il problema di non poterci fare il parcheggio perché era vicino al fosso. Ora, se Fabrizio ha trovato la soluzione, la voglio vedere. Ah, ok, mi sembrava se ne fosse parlato, ma allora mi No, no, ricordo male. no. Vedere non l'ho ancora disegnata, Ah, però vabbè. ve la posso raccontare. Aspettate, Sì, scusate un attimo, ve la posso io raccontare. certo. Aspettate, la trovo e poi condivido il monitor così ci si Sì. capisce. Forse io vedo la sovrapposizione tra l'adottato e poi sotto c'è la cartografia elaborata, forse c'è E qualcosa. quella non va bene, è quella sbagliata, Ah. appunto, che va ricorretta ulteriormente. Allora, questo è il lotto di terreno, vedete che è una L, no? Questo è il fosso, questa è la via Massoni,
e questo è il lotto L. L'unica soluzione possibile, dovendo tenere 10 metri dal fosso, considerando che questo grande campone e questo diventeranno, sono già previsti come parco, no? Come verde pubblico, allora la proposta è di fare qui, a fianco della villetta esistente, una viabilità di servizio, okay? Che divide tutta questa striscia che diventa pubblica da tutta questa dove si edifica, quindi le case vengono fatte sul retro. Qui viene fatta la viabilità, dopodiché lungo la viabilità si fa un parcheggio a pettine lungo la strada e tutta la fascia lungo il fosso diventa verde di collegamento lungo il fosso fino al verde pubblico, in modo tale che si entra in una strada, si parcheggia e c'è tutta la parte da fascia verde che poi fa sia di quelli più vicino alla strada saranno parcheggi che potranno essere anche utili per chi abita qui. Gli altri sono di servizi al verde e c'è una fascia di collegamento che porta al parco. In questa maniera noi garantiamo il rispetto, diciamo, delle norme idrauliche e otteniamo gli standard parcheggio sia di servizi al verde sia di servizi agli insediamenti e diciamo, il disegno del verde rimane composto con una sua utilità. A me piace anche di più rispetto alla proposta originaria perché mi piace l'idea che si crei un verde lungo il canale, anche che va verso via Massoni. Anche a me. Ok, grazie. Ok, Antonella, andiamo avanti. Poi allora, la stessa Siamo cosa ce l'ho anche per l'osservazione d'accordo. 349. Che più è? Aiuto. TU 3.5, quella accanto. E che osservazione È la 349. è? No, ma questa c'era solo un problema che abbiamo già Ah. risolto. Ok. Che era via Paesetto, il raccordo, mancava il raccordo del verde lungo via Massoni, cioè il fatto che ci fosse il percorso ciclopedonale sul fosso, a lungo fosso, che questo l'abbiamo già messo nelle misure, questo l'abbiamo già sistemato. Ok, sì, l'avevamo già vista questa. Allora, poi abbiamo l'osservazione 351 e la 500 che vanno viste insieme perché ecco il discorso sulla proposta economica della cartiera, ecco due osservazioni che riguardano la cartiera. Sì, è la Ora, TR aspetta, no, è la ST 4.1. ST 4.1. Allora, vi dico le conclusioni a cui siamo arrivati, anche rileggendolo, diciamo, tutto il prospetto di natura economica che è legato all'osservazione, no? Perché questa è anche circostanziata, che alla fine, secondo noi, la cosa più fattibile sul piano operativo è questa, no? Noi inizialmente, nella risposta all'osservazione, oltre ovviamente ad accogliere, diciamo, il decollo e l'atterraggio della volumetria, sia in un lotto al Lido che in un lotto a Cane, vi faccio riassunto, scusate se mi faccio mi impappino un pochino. Loro chiedevano di demolire tutto. Lì alla cartiera, e poi chiedevano come area di atterraggio due aree al Lido di Camaiore e un'area a Capezzano. Già l'altra volta abbiamo spiegato che una delle due aree al Lido non può essere un'area di atterraggio perché va in contrasto col piano strutturale, perché è un'area, un invariante strutturale, un bene patrimoniale riconosciuto dal piano. E quindi dei due lotti al Lido solo uno è possibile utilizzare come lotto di atterraggio. Sul lotto al Lido noi avevamo previsto 400 metri quadrati di atterraggio residenziale per 4 unità e secondo noi di più non è possibile perché è un lotto che si presta proprio per sua natura a fare due bifamiliari, diventa un disegno ordinato, non va a creare sovraccarichi insediativi, diventa una cosa molto poco impattante e che comunque diciamo è molto interessante sul piano economico perché ovviamente la residenza a Lido su Via Alighieri è comunque una, diciamo, appetibile sul piano economico. Dopodiché, nella loro proposta, anche in una prima ipotesi nostra, noi prevedevamo anche di
consentirgli di realizzare altrettanti metri quadrati direttamente sempre lì con la dismissione della cartiera. In realtà, secondo noi, è un'operazione quasi impossibile perché i livelli di pericolosità che ci sono in quel punto lì renderebbero quasi improbabile che diciamo, i tecnici della parte riescano a trovare un'area idonea. Quindi saremmo dell'idea che a quel punto loro, siccome ci avrebbero anche ceduto gli edifici storici, allora abbiamo deciso che gli edifici storici li eliminiamo dalla previsione e quindi loro se li possono recuperare come edifici storici e questo è compatibile con gli elementi di pericolosità idraulica, quindi escono fuori da questa previsione, sono classificati edifici storici al pari di tutti gli altri e se li recuperano indipendentemente, diciamo, dall'area di trasformazione. Poi nell'area di trasformazione a questo punto a Camaiore c'è solo pubblico, quindi il parco viene fatto sia a destra sia a sinistra della riva, quindi viene demolito tutto, diciamo, il manufatto precario che c'è sulla via provinciale, viene demolita tutta la fabbrica per quello che rimane in riva a sinistra, viene fatto un parco, viene chiesta la passerella di collegamento fra la riva destra e la riva sinistra, e a quel punto nel lotto di Capezzano saremo però per mantenere i 2.000 metri, 400 metri quadrati di superficie residenziale per un totale di altre 24 unità. E complessivamente quindi questo intervento che cosa farebbe? Farebbe 28 unità, 4 a Lido e 24 a Capezzano e non più quelle a Camaiore e cederebbe però e ovviamente l'altra cosa importante nel lotto di Capezzano oltre a realizzare l'intervento residenziale però gli viene chiesto la cessione della viabilità di servizio che per noi è importante perché è quella che collega il campo sportivo che poi viene ceduto da un altro intervento di trasformazione, no? Che è quello, diciamo, di rigenerazione lì intorno al Ponte di Sasso. Quindi che realizzano 24 unità a Capezzano, 4 a Lido, tutto residenziale, cedono la viabilità di servizio per l'ingresso al campo di Capezzano e il parco urbano, diciamo, fluviale con relativa passerella a Camaiore, lì nell'area della ex cartiera, ovviamente comprensivo di tutte quelle che sono le opere preliminari sia di bonifica che di messa in sicurezza e di sistemazione dell'area. In questa maniera, diciamo, noi rispondiamo sostanzialmente alle quantità esitative che loro richiedevano, perché carichiamo un pochino più di Capezzano, scarichiamo un pochino di me, un po' meno. Lido, ma complessivamente la residenza che loro richiedono è quella che gli viene concessa e la perequazione è pura, cioè alla fine non c'è commissione fra pubblico e privato perché tutta l'area che viene dismessa viene qua ceduta al comune. In questa maniera ci sembra anche più fattibile poi tecnicamente per le permute, per i passaggi, per i controlli di collaudo, non c'è mai commissione la parte che diventa pubblica e la parte che rimane privata. Quindi saremmo per questa soluzione. Ma non cede anche l'area della fattoria della Via d'Acquerella? Ah, bravo, scusa, è vero, ovviamente poi ci viene ceduta gratuitamente anche la particella dell'area archeologica, sì, però se quella, diciamo, è una cessione che in termini economici per noi è importante, ma per loro essendo un'area archeologica, facciamo questa valutazione, la cessione di quell'area lì alla fine forse per loro è quasi un vantaggio, no? Perché ora hanno solo oneri manutentivi su quell'area lì e non ci possono fare un granché perché ovviamente ha il vincolo archeologico diretto, quindi cederlo al comune per noi è importante perché è un bene rilevante, ci consente poi di fare la valorizzazione, però diciamo non è un costo per il privato quella cessione lì, perché tanto ormai è un bene immobile assolutamente inutilizzabile, quindi nel computo diciamo, dei valori immobiliari la cessione di quell'area lì ha un valore del tutto relativo. Poi ce l'ha se un perito che dovesse fare ovviamente una perizia di stima, un valore ce l'ha, ma in realtà in pratica è un valore relativo proprio perché ormai ha un vincolo archeologico diretto. Ecco. Diciamo che in caso di esproprio un'indennità gli andrebbe pagata sulla base di una Sì. stima. Sì.
Sì, però alla fine, siccome appunto ora loro non ci possono fare nulla e hanno comunque degli obblighi minimamente manutentivi, no? Ancorché non li facciano, quindi alla fine quello penso che sia anche un vantaggio per la proprietà, cioè, dell'area archeologica, ti dico la verità. Mi sembra sia vantaggio scegliere tutto, non solo l'area dell'acquarello, non ci si fa niente. Allora, io voglio capire una cosa, il quadro economico allegato, se qualcuno me lo può spiegare. Ah, io fra 10 minuti devo andare via, eh. E allora possiamo anche sospendere, si riprende. Oh. Allora, 10 minuti No. andiamo a spiegare il quadro economico. Ma io vorrei che qualcuno mi spiegasse questo quadro economico, perché qui si presenta un quadro economico in perdita di 1.600.000 euro, no? Voglio capire qual è la convenienza per il privato a fare un investimento dove perde 1.600.000 euro. No, ma quando dimostra, se ora non ce l'ha sotto mano, forse Cioè. la No, ma scorre. almeno avercelo invece ora sotto mano, questo qui è Sì, no, importante. ma infatti, farlo guardiamo, infatti stavo dicendo, No, Riccardo, ma ora se, quando lo... prima di parlare la mettiamoci davanti e guardiamolo, perché qui c'è un quadro economico, dice stima dei ricavi da potenziali vendite e con una perdita di 1.600.000. È per quello che chiede di aumentare il dimensionamento, perché No, ho quello... capito, a me, sì, no, ragazzi, ora, cioè uno che si mette a fare un investimento e presenta un quadro economico dove si perde 1.600.000, cioè mi No, lascia un po' Riccardo, perplesso. ho letto male io, ma No, lui non ti l'hai letto male dice. te, l'hai letto male te. Allora, te lo dico perché io lo sto leggendo. Dice, a fronte di un impegno complessivo da parte del soggetto attuatore, stimato con valori potenziali minimi, pari a 5.600.000 euro, a fronte di un impegno di spesa di 5.600.000, i ricavi potenziali della vendita dell'unità immobiliare si stimano in 4 milioni, conseguentemente con una perdita di almeno 1.580.000 euro. Ora, che qualcuno mi presenti un piano economico del genere, a me onestamente non piace. Poi Secondo me guardiamolo meglio. ti manca un passaggio nella lettura. Scusa se te lo dico, io mi sbaglierò, ma ti manca un passaggio perché quello che stai leggendo è proprio la simulazione del conto economico con la scheda adottata. Dopodiché, questo argomenta perché ne chiedono la modifica. Ah, questo non è la conseguenza È la dell'osservazione. simulazione, se mi ricordo bene, ora poi va riletta, ma quello che te stai leggendo, che mi ricordo anch'io, Ah, io allora non so il serve. quadro economico fatto dopo l'osservazione, allora. No, è la simulazione degli effetti che avrebbe la scheda come noi l'abbiamo adottata per dimostrare che non tornava sul piano economico e per argomentare perché ci chiedono più dimensionamento. Ho capito, ma Capito, io allora Riccardo? voglio vedere un quadro economico aggiornato. Ma c'è, eh? Io mi ricordo che poi Io dopo. non ce l'ho, mandatemelo allora. No, nella stessa osservazione, se mi Guarda, ricordo. se lo trovo, io ce l'ho. Oh, c'ho Ora l'osservazione, ce la sta scorrendo l'Antonella, non la posso scorrere. Se Mi si scorre a un Fabrizio. certo punto, sì. No, Scusa Fabrizio, mentre no, te ma io non ce controlli. l'ho, quello lì, cominciamo a dire, non c'è. Chiedo scusa, mentre te controlli, Fabrizio, questo Non lo aspetto. posso controllare io perché l'osservazione ce l'ha l'Antonella, è l'Antonella che smanovra. Antonella, Ditemi. va visto se c'è un unico quadro economico, se ce ne sono due, oppure se c'è rispetto al quadro economico di partenza qualche indicazione economica sulla Allora, proposta di questa che adozione. sto Ma... scorrendo, allora questo che sto scorrendo è l'osservazione 500. Me la rimandi per me così la scorro anche Mandala a personalmente. Fabrizio, Allora te la Fabrizio spedisco controlla. subito. No, io volevo semplicemente dare due elementi di riferimento alla Commissione. Il primo è questo. Chiaramente non esiste un obbligo di legge di mettere nell'osservazione, no, un piano economico e finanziario. Noi l'abbiamo caldeggiato perché aiuta, no, a individuare bene l'equilibrio economico e finanziario, però non è un obbligo. Quindi, diciamo, più c'è, meglio è. Se non c'è, chiaramente le valutazioni devono essere a maggior ragione più approfondite. La seconda cosa che io volevo dire è questa. Noi, diciamo, abbiamo su Camaiore tre previsioni di rigenerazione grosse, no? Una è questa, una è quella del
dell'ex alluminio e una è quella del cordificio. Bisogna anche, come dire, a valutare attentamente, no, diciamo, di avere un comportamento che sia il più possibile, diciamo, spiegabile, no, rispetto alle scelte che si compiono. Sono situazioni diverse, non mi fraintendete, nel senso che sono diversi punti, le aree in cui esiste, diciamo, l'edificato, e sono diverse anche perché, per esempio, questa si differenzia per un trasferimento della volumetria, quindi sono situazioni diverse, però sono, come dire, le tre operazioni di rigenerazione più importanti che si fanno nel capoluogo, quindi cerchiamo anche di tener conto dei punti di equilibrio che si sono trovati in altre situazioni per poter valutare adeguatamente il da farsi. Tutto qua. Avete mandato a uno, che cosa ci vede dall'app? Qual è il distributore che lo fa? Me ne mandate Antonella? Sì, arriva. E che ci posso far poco. nella rete non ci posso entrare. Guarda, che facevo questo ragionamento, lo dico alla commissione, perché mi pare di ricordare che delle tre operazioni che vengono fatte, quelle che, di cui parlavo su Camaiore, questa è quella, diciamo, che è l'unica che prevede uno spostamento di volumi, ma è anche quella dove c'è la perequazione significativamente più importante. Quindi per questo dicevo, teniamo conto di come ci siamo comportati nel resto delle situazioni, perché Riccardo, no, dice lì ci sono dei volumi che in questo momento sono in una posizione dove non potrebbero essere recuperati, e Riccardo su questo ha ragione, e non è da questo punto di vista paragonabile questa situazione magari ad altre zone dove il recupero in loco è più fattibile. Se seguo il ragionamento di Riccardo, se l'ho capito bene, ma credo sia questo, è vera questa differenza. L'altra differenza che però mi sembra di osservare è che non a caso qui c'è una perequazione molto più consistente, perché realizzare un parco con una passerella, poi qui c'è gente più capace di me, ma ha un costo che non è paragonabile a quello magari di fare un parcheggio. Quindi ecco, questo volevo dire, ma è giusto, a me sembra che, come dire, ci sia un elemento di equità, ecco, e vorrei dire alla commissione: valutate attentamente questo aspetto di equità. No, ma quello che dice è giusto, ma allora, quando si mette, come te dici te, non c'è un obbligo di mettere un quadro economico, ma quando lo si rimette fatto nella giusta maniera, ecco, dico questo. Altrimenti è fuorviante, no? Se si mette un quadro economico che non sta in piedi. Quindi, ma Riccardo, non ho capito cos'è che non ti torna, però. Cioè, nel senso, lui ha prodotto in sede di osservazione un quadro economico che stima costi legati alla previsione che noi gli si è fatta in sede d'adozione. Sì. Sulla base di quello motiva il fatto che gli si è fatto il quadro economico nuovo, no? Ho capito, ma lui non lo conosce, cioè, voglio dire... No, allora, scusa, Simone Leo mi ha detto che... Fabrizio mi ha detto ci sono tutti e due. Ora te vieni a dire che non lo conosce, mettetevi d'accordo. No, non lo conosce l'osservante. Dice l'hanno negati tutti e due, io ce n'ho uno. Allora, Jacopo, mettetevi d'accordo. Sì, no, ma scusa Riccardo, ma è proprio così, c'è l'uno, c'è la simulazione. E non ce l'ho io, fatemela vedere quella simulazione. No, scusa, allora... Cioè, forse non ci si intende. E poi dopo aggiungo un'altra cosa, almeno si riflette anche su quello. Non avevo finito prima, dopo mi risponde. Allora, prima guarda anche l'ultimo argomento, almeno mi dice anche quello. E dopo voglio vedere dove si vanno a collocare le 24 case. Dimmi. Scusa Fabrizio, però io credo ci sia un equivoco. Posso provare a chiarirlo io? Cioè, ora io non me le ricordo tutte le osservazioni a memoria, ma sono tutte impostate così. Cioè, tutte le osservazioni mostrano che tutte le osservazioni, quelle che diciamo erano tesi a un riequilibrio economico e finanziario, no,
sono congegnate in questo modo, cioè far vedere che la previsione che era stata fatta dall'amministrazione non era equilibrata e chiedere un riequilibrio. Quindi io credo che questa sia fatta nello stesso modo per quel che vedo che state scorrendo, Io cioè vi chiedo a voi, secondo voi c'è una mancanza di riequilibrio di 1,6 milioni? Lo certificate anche voi questo? nella previsione di partenza, Riccardo, dici? Sì, nella previsione di partenza, ve lo chiedo voi altri. Se secondo voi è fatto bene quel quadro economico? È una domanda Guardi, che questo l'assessore, diciamo, non è in grado di valutarlo, nel senso che è un compito, diciamo, dell'ufficio. capito, per fare dopo una nuova perequazione si deve valutare, Riccardo, eh? No, però no. non arrendo, se è così, io non do parere. No, ma ci state. Mi dispiace. Scusate, abbiate pazienza perché, cioè, non si può affrontare argomenti di questo tipo con l'accetta e senza rendersi conto esattamente di qual è il nostro ruolo. Allora, nessuno è in grado di fare sulle previsioni urbanistiche dei piani economici e finanziari come li concepisce Riccardo Erra. È impossibile. Nessun comune in Italia lo farebbe, va bene? Perché? Perché l'equilibrio economico e finanziario, Riccardo me lo insegna, è variabile nel tempo, dipende dai valori di mercato, dipende dai costi del materiale, dipende da come mi fai E l'opera allora non pubblica, alleghiamolo. scusate, dipende da come mi fai la passerella, dipende da se lì va fatta una modifica o no. Ok? Quindi è chiaro che se la domanda, Riccardo, è: l'ufficio ha fatto tutte queste valutazioni? La risposta è quella di Fabrizio: mi arrendo. Perché nessuno è in grado di farle, va bene? Ora, da qui a dire che non si possa valutare niente, ovviamente ce ne corre, no? Perché tutte le scale norma abbiamo fatto delle valutazioni. Abbiamo fatto anche dei calcoli qui a occhio con Alberto, che è particolarmente bravo a farli. Appunto. Allora, la cosa che dico io è questa, permettetemi, poi valuti la commissione. Guardando anche altre previsioni normative, no? Io osservo semplicemente che questa è una delle perequazioni più grosse di tutto il piano, insieme a quella del recupero della villa dell'ex fattoria Benelli. Mi sembra, vada a memoria, cioè la realizzazione di un parco lì con la passerella ciclopedonale e la cessione dell'area dell'acquerella sono diciamo, un aspetto perequativo di grosso interesse pubblico. Molto significativo. Allora, alla luce di questo e alla luce del fatto che credo che un parco di quel tipo costi parecchio, no? Mi sembra che, diciamo, l'elemento di perequazione che gli è stato dato, anche paragonato ad altre scale norma, sia equilibrato. Se io devo prendere il peso dell'opera pubblica, paragonarlo ad altre scale norma e andare a vedere quante unità abitative gli sono state date, mi sembra che ci siamo, ma oltre questo io non sono in grado di dire, l'ufficio probabilmente è in grado di dire qualcosa di più. Riccardo, a quanto possono vendere quando sarà fatto questo intervento le unità immobiliari? È bravo chi lo sa, no? Perché poi parliamoci chiaro, il grosso di questo intervento viene fatto, no? Se diciamo sarà votato dal Consiglio Comunale. E viene fatto, no, in un'area che è quella dove una volta c'era il Kamakama. A che prezzo si vende lì? Boh, che tipo di tipologie di case verranno fatte? Boh, quante unità abitative faranno? Boh, cioè è chiaro che qui sono valutazioni Quante unità inevitabilmente abitative? primarie. Sono 24, eh. No, massimo 24, Sì, massimo vabbè. 24. E vabbè, però Comunque, lì puoi decidere di fare un condominio, no? Di 24 unità abitative, oppure puoi decidere di farne un po' meno e farle magari con una qualità diversa, cioè che ne sappiamo noi? È chiaro, il calcolo, diciamo, si fa su 24, su questo sono d'accordo con te. Però io poi c'è Alberto che qui è uno, diciamo, del mestiere. Io credo che noi si possa dare delle valutazioni sommarie, non è che si può entrare nel dettaglio. Come si fa a entrare nel dettaglio? giustamente, hai ragione, non si può entrare. Comunque, vi confermo che questa stima che in fede, peraltro, il tecnico ha fatto riguarda appunto la simulazione della scheda come adottata. Infatti, le unità immobiliari, vedete, sono 16, 1600 metri quadrati, e
e in più c'erano 250 metri quadrati di commerciale, con un ipotetico calcolo dei ricavi di 4.000 euro e un ipotetico calcolo dei costi di 4 milioni di euro e dei costi di 5.600. Quindi il disavanzo di 1.580.000 euro, no, che viene stimato, è in funzione della previsione originaria, che serve appunto a dimostrare che 18 unità immobiliari più 250 unità, 250 metri quadrati commerciali non sono sufficienti a sostenere l'intervento. E questo Ma quindi scusa addita poi. Fabrizio, posso fare un esempio concreto di quello che voglio dire? Vai un attimo giù nella stima. Voglio fare un esempio semplicemente per dirvi qual è la mia opinione, eh? Poi dopo la commissione è sovrana nell'esprimere il parere. No, vai giù che torna bene, vai giù ancora, giù, giù. Fermati un attimo lì, no? Allora, qui c'è scritto unità immobiliari ad uso civile abitazione. Quantità metri quadrati 1.600, va bene, che era vabbè, la quantità prevista, immagino, in sede di adozione. Valore di mercato, banca dati, agenzia delle entrate, euro 2.200 al metro quadrato, no? Allora, la cosa che dico io è banale. La cosa che dico io è, si può sapere a quanto l'avrebbe vendute effettivamente? Se 2.200, 3.000, di più, di meno, no? Si può dire che quello è un valore verosimile, cioè è corretto quel dato lì della banca dati agenzia delle entrate? Sì o no? Questo lo deve dire l'ufficio, diciamo così. Se è lui l'ha asseverata al tecnico, quindi un pezzo abbia scritto un falso. Se è verosimile, è chiaro che la valutazione che si può fare noi in questa fase è di verosimiglianza, diciamo, del quadro che viene fatto, no? Come si fa a entrare nel dettaglio più di tanto? Questo è quello che voglio dire io. Cioè, io credo che l'ufficio, Riccardo, ma non noi, l'ufficio, io ho chiesto all'ufficio che faccia queste cose, debba dare un'occhiata al quadro economico, non per entrare nel dettaglio, che non può nemmeno entrarci, ma per verificare che i valori che vengono indicati siano, come dire, verosimili, che stiano effettivamente in una stima possibile. Poi quelli che saranno effettivamente dipendono da una serie di variabili che noi non siamo in grado Scusa un di. attimo, Simone, scusa Io un devo attimo. andare via, scusatemi, devo andare via. Ciao Va ragazzi. bene. Ciao, ciao, ciao Alberto, ci si aggiorna. Scusa Simone, tu hai pazienza. Valore di costruzione 2.000 euro. Valore di vendita 2.200 euro a metro quadro. Cioè, io lo trovo sbagliato, poi magari è un errore mio. Cioè, se si costruisce solamente di valore di costruzione 2.000 euro senza considerare gli oneri accessori, eccetera, a me mi sembra, gli oneri concessori, a me mi sembra veramente. Ma li ha considerati gli anni No, concessori, non l'ha Riccardo? considerato. Se te vai a Ma come vedere, no? Ma stima dei guarda. costi, vai a vedere nella stima dei costi. Vai, alza su. 2.000 euro la costruzione, sotto ci sono le altre. No, giù. Costruzione nuovi edifici, stima minimale compreso. 2.000, se me lo muovete sempre, allora 2.000 euro a metro quadro e sotto ci sono gli oneri concessori. Vuol dire che lui lo vende al prezzo a cui lo realizza. Cioè, mi sembra paradossale, però è la mia impressione, punto. Oh, sono le mie valutazioni. Ma scusatemi una cosa, ma se lui ha prodotto una stima dei costi in perdita dopo la fase d'adozione, vuol dire anche che aveva un'idea di quello che l'intervento gli doveva dare, cioè nel senso, è possibile che non avesse avuto un conteggio precedente? Ha prodotto solo No, questo? ma No, infatti Michele hai perfettamente ragione, tant'è che lui prima questa stima qui l'ha fatta per poi dire perché ha bisogno di 24-28 unità invece che 18. Lui da 18 che gli davamo noi ne chiede un numero superiore, vedi? 18 più altre, va bene? Proprio perché 18 più 4 più 12 addirittura, capito? Proprio per questo motivo qui, perché se no dice io non ci sto dentro, è tutto Ma è qui. un'altra cosa, quanto è stimata la Ho fatto perequazione? Cioè, Fabrizio su quello che hai detto, eh? Non ho capito. Non sono d'accordo su quello che hai detto, scusa. Oh, è questo qui, Fabrizio. è questo qui. Ma lì ce lo scrive quanto viene a costare la realizzazione del Certo. parco con la passerella? Che valore ha? Cioè, capito? È questo che voglio dire, per fare una sorta di conteggio e per vedere se gli abbiamo dato troppo o poco. È Era questo. questo il conteggio che volevo vedere.
Il verde, secondo lui, per fare il parco ci spende 833 mila euro. Però voglio dire, appunto, qualcuno è in grado di dirci se la demolizione costa 195 mila euro? Infatti non entro in quel discorso. Io entro nel Voglio dire, discorso però non si può solo. fare neanche al naso, eh. Eh? Però Ma se c'è un scusate, tecnico di scusate, parte che lo fa. devo lasciarvi anch'io perché avevo fatto un appuntamento alle 5, ma siccome si era detto che si smetteva alle Va 4 e bene, mezza. Riccardo, tanto dobbiamo sospendere, però c'è un punto, cioè Ne riparliamo. Ma noi in nessuna previsione di scheda norma siamo entrati a questo livello di dettaglio perché secondo me è sbagliato farlo, hai nel senso ragione, che Simone, ma l'ha scritto perché no, l'ha ma lo inviato. dico che è sbagliato farlo perché Riccardo, onestamente, a che valori Capisco quello che dici, non pensare che allora se si entra su questo terreno non ci si esce più, ma non è che non ci no. si esce più qui, Ho non ci si capito, esce più. però avendomici allegato un quadro economico e mi viene da guardarlo, no? Se non mi ce Però l'aveva allegato, non Riccardo, mi hai ce l'aveva ragione. allegato e si guardava la misura perequativa, si discuteva e si trovava una quadra. Vabbè, ora, Riccardo. poi No, volevo. ho capito quello che dici. È ragionevole quello che dici. La cosa che dico io è, nel momento in cui il quadro economico, diciamo, non ti convince del tutto, allora la valutazione che va fatta è se l'equilibrio, no, che stiamo trovando nella scheda norma finale è un equilibrio equo paragonato anche a altre situazioni, cioè io non vedo altro criterio di giudizio, capito? Questo ti voglio dire. A me sembrerebbe di sì, se io faccio il paragone con altre schede norma, mi sembrerebbe di sì, pur nella diversità, di altre previsioni. Cioè, questa è una perequazione piuttosto importante, capito? Ecco, tutto qua, perché non è che ci si può fermare al quadro economico, alla fine dobbiamo prendere una decisione. Io Non te lo solo, ma dico poi con stiamo onestà. facendo. Scusa Simone, ma poi noi stiamo facendo non un business plan o un project financing, noi stiamo facendo uno strumento urbanistico generale. Quindi quello Capisco. che deve essere importante, perché se non ce la fa e non l'attuerà, fra 5 anni si rivedrà la previsione, non Vabbè, si va fa bene nessun da, non ce la facesse economicamente, non succede nulla, fra 5 anni non che la. sarà No. attuata la previsione e si rivedrà, oppure lui chiederà di fare una variante e qualcun altro valuterà, ma non è che Scusa un facciamo attimo, dei hai punti, capito? no, Ma uno fa facciamo la dei punti. previsione, è bene che la previsione vada a buon fine, no? Se no non ha senso farla. Appunto, È appunto. importante. Aspetta, fammi sì, è anche una previsione importante che è anche una cosa di impatto, di bell'impatto lì, no? Quello che ci dovrebbe venire. Quindi, non è, quindi le previsioni vanno fatte bene. Io poi, ecco, mi limito a dire, c'ho da lasciarvi davvero, vale, se riparliamo la prossima volta, anche le 24 case tutte concentrate in una zona lì, non è di impatto un po' grosso, non lo so, valutiamo, la prossima volta se ne parlo un attimo, però non è che Vabbè, sono noi il bastian appunto. contrario a fare. No, Riccardo, però il lotto è molto grande. Quella è un'area che va tutta a trasformazione. Ci viene un altro edificio, ci vengono spostate altre funzioni. Quelle lì Vabbè, ormai. poi lo possiamo riguardare la prossima volta su Google. Ma che voglia, Vabbè, sì. allora rimaniamo, scusate, tanto non abbiamo finito di guardare le schede norma sospese. Rimaniamo in questi termini, se siete d'accordo. Guardiamo questo aspetto dell'impatto che chiede Riccardo, dopodiché, secondo me, gli approfondimenti istruttori sono stati svolti, poi vediamo la commissione se c'è un'opinione comune, se c'è un'opinione articolata, cioè onestamente più di questo diventa difficile. Riccardo dice, fatemi capire anche l'impatto, se Ma capisco. d'altronde è chiaro che se noi avessimo potuto, lo dico così per semplificare, ridurre un pochino a Capezzano perché gli davamo qualcosa di più al Lido, era meglio perché uno gli dava più vantaggio economico, vendere una casa al Lido non ha lo stesso valore che vendere a Capezzano, no? Questo non occorre fare nessuna stima, no? Però purtroppo il Riccardo non denaro. ha sentito, Fabrizio diceva che ovviamente Ho capito. se era disponibile l'area di Lido in più, perché loro avevano chiesto due aree a Lido e una a Capezzano, potevi anche chiaramente ridurre un pochino Capezzano a vantaggio di Lido, dove poi Lido c'ha anche più Infatti, valore, quindi. volevo dire questo, ecco, bravo. Però purtroppo No. una delle aree non è, diciamo. Questo è il problema, capito Riccardo? Che purtroppo la seconda area di Lido non gliela possiamo dare, capito? Perché è in contrasto col piano strutturale. Scusa Ok. Fabrizio, Semmai ma capire. io
Jacopo, scusa, ma visto che ormai questo ragionamento l'abbiamo aperto, si può andare a vedere su Google l'area di Capezzano, poi ci si ferma, almeno si chiude il ragionamento istruttorio, ecco, tutto lì. No, ecco, su questo volevo dire una cosa, no? È vero che l'area di Capezzano va tutta a trasformazione e è anche l'unica di possibile atterraggio di un dimensionamento aggiuntivo, perché condivido le riflessioni sul Lido, nel senso quell'otto di Lido di quel dimensionamento lì non lo può accogliere. Mi domandavo però se fosse il caso di introdurre qualche indicazione tipologica, capito? Questa è un'altra questione. Per fare in modo, in sostanza, che... È un'altra questione, infatti io vorrei intervenire solo su quella, perché rispetto alla documentazione che ha prodotto l'osservante, siamo in una condizione in cui difficilmente ci si entra a numeri e a cifre. Quindi secondo me l'indicazione, anche in termini di funzione che dobbiamo esercitare come commissione, la possiamo dare in una logica che articola la previsione nella maniera più rispettosa possibile degli ambiti che coinvolge. Per cui abbiamo la volontà di realizzare un parco dove era la cartiera e di valorizzare quell'area lì sistemandola in altro modo. Bene, allora le compensazioni a favore di chi ce la fa questo intervento cerchiamo di disegnare in una maniera che ci sia confacente. Ora, 24 unità immobiliari concentrate in un blocco a Capezzano potrebbero essere significative, per cui io ragionerei su quali sono, non l'ho davanti e non lo posso dire perché ho dei problemi di connessione in questo momento, le caratteristiche dell'altezza, ora, ragazzi, dell'altezza e poi della tipologia. Se me la potete far rivedere, ce l'ho andata via, mi dispiace ma ce l'ho andata via. Vabbè, quindi questo è come se la fate per il campo, però. Questo è il campo. Raga, mi dispiace, non andare via. Si rivede, tanto è questione di 5 minuti questa qui. Grazie. Vabbè, si parte da questa verifica che hanno chiesto Riccardo e Iaco. Sì, okay. Grazie mille di tutto. Alla prossima. Ciao. Iaco. Sì. No, dicevo questo, ora poi magari fai un giro te coi commissari, però bisognerebbe programmare qualche altra commissione con Fabrizio. Si chiude la commissione? Sì, chiudiamo la commissione. Chiudere la registrazione.